Bentornati sul canale di Axios00, siamo qui con un nuovo video di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Guardate un po' il fumo che esce dal vulcano e le nubi che danno l'effetto di allargarsi, è veramente è fantastica come cosa. Poi piano piano si, diciamo, si dileguano, si scompaiono. Guardate, è veramente bello l'effetto, fantastico l'effetto delle nubi. Ok, comunque, questo video partiremo per la torre, che è la torre di questa zona, quindi dovremo proseguire da questo stallaggio. Ecco qua il nostro Bernardo. Saliamo. Ma è una torcia accesa o è altra roba? Mi è venuto il dubbio. Non vedo lo sfiaccolare del fuoco. Scusate, vado a vedere se si può prendere quella roba lì dentro oppure è fuoco. No, non riesco a capirlo. No, visto da qui non sembra fuoco. Cioè, sembra una specie di pietra. Ero venuto qui per capire se effettivamente ci si può stare anche sopra, infatti. Ma se tipo io ci lascio una bomba, giusto così per capire un po' come funzionano le cose, eccetera. Tipo, no! Spero di non aver preso nessuno laggiù di sotto, scusate nel caso. Mamma mia, ho rischiato di fare veramente danni. Oh, posala qui. Ok, io la lascio e poi boom! Non è successo niente, a parte io che ho perso un bel po' di cuori perché mi sono scordato di riaprire in tempo la paravela. Ma sono dettagli, quindi noi procediamo prima di fare ulteriori danni. Era una prova che dovevo fare, scusate, ma non potevo esimermi dal farla. Era veramente una cosa che dovevo necessariamente fare. E sì, calmati Bernardo, relax. Che c'è scritto qui? Che è questo affare? Esattamente. Esamina. Prima stazione del Monte Morte. Accesso al sentiero. Ok, quindi mi dà un accesso al sentiero. Va bene, d'accordo. Dai Bernardino, forza su, dai Bernardo. Facci volare. Allora, vedete, ci sono un sacco di cose. Ci sono un sacco di rocce. Tu hai. Ci sono troppe cose da fare. Con Bernardo non ci riesco. Allora, Deitol. Sarà meglio che mi metta in viaggio a cavallo o a piedi? Che dilemma. E se vado a piedi, metto avanti prima quello destro o quello sinistro? Nah, ora sto solo scherzando. Ok, meno male. No, Bernardo, ragazzi, mi dispiace, ma con Bernardo veramente l'esplorazione di queste zone diventa un gran casino. Intanto vi velocizzo, sicché a voi non cambierà niente, quindi tranquilli. Intanto lì c'era un'altra pietruzza molto più facile da provare e testare. Però, vabbè, noi siamo fatti così. Io dovevo rischiare in quella maniera. Là c'è un minerale, sembra molto particolare. Quello laggiù. Io vorrei anche trovare delle lucertole eventuali, perché potrebbero servirci andando avanti. Ciario, quello di prima. Non sembri essere duro come la roccia, perciò ti avverto, avrai bisogno di proteggerti dal fuoco. Ti consiglio la pozione ignifuga, puoi crearla mescolando la lucertola focus con qualcos'altro. Ah, devo tornare ai miei affari. Dai un'occhiata alla mia merce, roccia. Vediamo un po' cos'ha lui. Ho dei minerali. Ah, sì, è quello dei minerali, è vero. Ok, noi procediamo. Quindi, e vediamo un attimo di prendere sta lucertola focus. Ma anche no. Nel frattempo, sembrato a me. Oh, ah, una ciucciù di fuoco. Ok, aspetta un attimo. Ma non ho armi equipaggiate, Ale. Sei un genio. E usiamo il tridente cerimoniale. Tanto non dovrebbe essere un grosso guaio. Togliamoci questa ciucciù, che è semplicissima, tra l'altro, da togliersi di mezzo. Dove vai? Allora, mamma mia, mi è arrivato fino in fondo il maledetto. Quelle lucertole dovevano essere le lucertole giuste, quelle di prima. Quindi, se ne vedo qualcuna, dovrò per forza necessariamente prenderle. Stavo meglio prima. Oh, proviamo il tridente scaglia di luce. Tanto ce lo possano rifare eventualmente. Quindi. No, ok, bene così. Questo tolto. Prendiamo questo che si deve ancora riformare. E togliamoci di mezzo nuovamente lui. Se la prendo. Sì, ok, è andata. Già fatto? Finito così il tutto? Bene. Tutti i Grublin. Quindi sono che tranquilli ormai. I Grublin ce li facciamo abbastanza bene. Almeno quando sono in versione Stall. Grublin, anzi. Questa che è? Dragon Clava Grublin da 45 di danno! Mamma mia, una clava Grublin con applicato l'osso di un antico drago. È costruita in modo da avere il baricentro nella testa, come un martello. Usata da esperti e pericolosi guerrieri Grublin. Wow! Fantastica! Mi avete detto anche più spesso di utilizzare la scatta immagini in modo da sapere di più degli oggetti. Quindi vediamo un po' di farlo, Tipo con quelli. Con il braccio di Star Grublin. Di Sal Grublin. Che ci dice esattamente?
Ok, in braccio di Stahl Grublin, il braccio astuto di uno Stahl Grublin, staccato dal resto del corpo. Può essere usato come arma contundente, ma è estremamente fragile e si rompe con facilità, scusate. Vediamo un attimo cosa ci dice anche del tridente, no? Giusto così per dire, perché mi sa che potrebbe essere utile. Arma dall'eleganza senza pari, appartenuta alla campionessa Mifa. Nonostante fosse specializzata in poteri curativi, si dice che Mifa fosse molto abile anche con le lance. Ok. Sembra effettivamente parecchio utile fare queste foto, quindi magari da ora in poi vedremo un po' di farle. E così almeno sapere più cose sui vari oggetti che troviamo in giro, che sembra effettivamente una cosa più che giusta e sacrosanta da fare. Tu togliti. Aia! Non me l'aspettavo che esplodesse così davanti questa. Vabbè, l'altra ciucciola lascia lì, per ora. Mi sapete, non potevo esimermi dal divagare da qui. E la torre sembra proprio da questa parte. Quindi io direi di passare di qua. Che dovremmo arrivare in maniera più semplice. Ritiro quello che ho detto. Dovremmo arrivare alla torre. Lasciamo stare il più semplice che è meglio. Diciamo che dovremmo arrivare alla torre, che basta e avanza. Inizia a esserci cenere, tra l'altro. Almeno quella che credo sia cenere a tutti gli effetti. Ha le occhi all'esplosione delle ciucciù. Potrebbero essere un problema, ma questa sembra a tutti gli effetti una strada, francamente. Quindi, perché non procedere? Ah! Mamma mia, perché non procedere su questa strada? Dicevo, stavo per procedere definitivamente. Però, su questa strada è andata bene. Meno male. Ok, evitiamo queste ciucciù che tanto non ci servono. E cerchiamo. Certo, sono un problema queste ciucciù, effettivamente. Potrebbero diventare un grosso problema andando avanti. Oh, da qui ci passiamo? Qui intanto c'è qualcun altro da toglierci di mezzo, appena possibile. Bene, così. Saliamo. Forse. Link, sali! Tra l'altro sta aumentando la temperatura, mi sembra. Più che saliamo, più che aumenta la temperatura. Mi sembra anche giusta e logica come cosa. E ci sono veramente tante, tante ciucciù. Ma proprio tante. C'è anche uno scrigno là, ho visto. Aspettate un po' che prima ci togliamo questo di mezzo. E ciucciù mi hanno visto. Ok. Sto usando le frecce perché è decisamente più sicuro usare le frecce per togliersele di mezzo. Ne abbiamo anche parecchie. Abbiamo 28 frecce. Le abbiamo trovate tutte nello scorso accampamento degli Isalfos. E io vi ripeto, come vedete, esplorare è una cosa tremendamente utile. E intendo molto, molto utile. E quindi continuerò a farla perché è giusto così. Alla fine Zelda, The Legend of Zelda, è anche questo. Perciò Battiracce non ci interessa al momento. È una cosa che già abbiamo, se non erro. E è un'arma che al momento veramente non ci interessa. Intanto la torre mi rimane là. Ok, quindi lì c'è una ciucciù. Proviamo a passare qui da destra. Chi sono questi esattamente? Aspettate un po', Non li conosciamo, tra l'altro. Sì, sono Boblin neri? Ok, questo potrebbe essere un problemuccio. Quindi vediamo un po' di passargli stealth. Ci hanno sentito, zitti tutti che non ci hanno sentito. Io i pantaloni me li sono rimessi, vero, l'altra volta, ok, sì. No, giusto per non far troppo rumore quando arriviamo qui, apriamo lo scrigno. Tirato una botta clamorosa e loro non si sono svegliati. Ma va bene così, freccia di ghiaccio per 5, ottimo. Io direi nel frattempo di lasciarli proprio stare questi qui, dormire tranquillamente, rilassatamente. No! Qui dietro, Link! Siamo fregati! Ti hanno visto! Via di qui, ok? Questi sono più duri del previsto, quindi eviterei. Certo, c'è una dragomazza Goblin. Scusate, ma giusto per curiosità, io voglio provare ad usare un attimo. No. Ci sta per colpire, l'ho visto. Ma facciamo così e lo evitiamo con abile mosse. E poi gli tiriamo due sventole con questa arma. Che tecnicamente è veramente ottima. Mamma mia, che botte che gli tiriamo. Ok, perfetto.
Aia, quello fa male, ragazzotto. Ti proteggerò io. Mi aveva ucciso con un colpo solo? Ma... mi sono perso qualcosa o mi ha ucciso con un... Io voglio quell'arco. No, grandi così. No, 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 fermo, fermo, fermo. Rimettiamola all'inventario che almeno la spegniamo. Ok. Cos'è questo? Dragon Arc... Drago Arco Boblin. Un arco boblin rinforzato da ossa fossili. I boblin che lo hanno creato ce l'hanno messa tutta per selezionare i materiali migliori, ottenendo una buona potenza. E l'abbiamo preso perché è giusto così. Mamma mia, veramente tosto. Ok, questa è la dragon cosa. Quindi benissimo. Questa lo spacchiamo la roccia, yes. Grandi così. Bene, ottimo. Prendiamo anche questa di sopra. Stanno iniziando a farsi un po' più toste, qui le cose. Quel boblin nero mi ha veramente tolto un botto di vita. E non me l'aspettavo per niente che mi togliesse così tanta vita. Ma è andata bene grazie alla nostra benedizione di Mifa, che io a suo tempo chiamavo Zelda. Ma non ci preoccupiamo di queste cose, che va bene anche così. Cioè, vedete, col cavallo, queste zone, non ci si può andare. Dov'è la soddisfazione di scalare, di fare queste cose, eccetera? Non c'è col cavallo. Volete mettere degli spazi di prateria? Va bene il cavallo, ma qui no, dai. Comunque, ora che mi è tornato in mente, dovremmo... Non è che me ne sono dimenticato di andare a cercare Caston, eh? È che non ho idea di dove sia a questo punto il posto. Aia. Aia. Qui si inizia a avere calducino. Dov'è il posto dove si trova Caston? Perciò... dovremmo trovarlo più avanti, a quanto pare. Mi dispiace essermi arreso in questa maniera, ma a quanto pare l'indizio che mi avevate dato era errato. O se non altro, non era nella strada per gli Zora, perché una volta l'abbiamo già incontrato noi, Caston, ma poi ci ha detto di andare verso nord, nella foresta verso nord, ma non era quella la foresta, quindi. Quella giusta, se non altro. Ok, siamo arrivati fino in cima. Bene così, esaminiamo la torre e vediamo un po' di attivarla in modo da avere la geografia corretta di questa zona. Topografia, credo si dica, di questa zona, se non erro. Tavoletta Sheikah riconosciuta, attivazione torre Sheikah. Quanta lava che ce l'ha, anche lì, troppa lava. Mi ricorda tanto Minecraft, una serie che sto facendo ultimamente. Sono andato nel Nether e c'era un po' troppa lava nei dintorni. Un po' tanta lava, quindi questo è un problema. Comunque, noi procediamo. E analisi informazioni ambientali in corso, grazie. Dammi la gocciolina che completerà la mia mappa. Ok. Che, se non altro, mi farà vedere dov'è, spero, qualcosa, un villaggio, un qualcosina. Perché per ora abbiamo trovato uno stallaggio e basta. Quindi dovremmo vedere un po' qui come funzionano le cose. Un po' blunga questa zona. Brutta, bruttissima zona, mamma mia. La mappa dell'area è stata aggiunta. Oh, per l'amor del cielo. Oh, mio Dio. Allora... c'è un po' di schifezze, nel senso che è un po'... Link! Non importa che vai proprio sul limitare dei posti. Allora, qui c'è uno dei, colossi sacri. Dopodiché... noi abbiamo scorciato, tipo, da qui siamo andati direttamente sulla torre. Quindi io direi di tornare indietro ed andare qui in questa zona... perché questa parte ce la siamo fatta tutta, in modo poi da recuperare la strada, che magari troviamo un villaggio o qualcosa del genere, forse Terme dei Goron. Wow. Perché ho visto che anche l'altra volta nella strada per andare dagli Zora c'erano diverse cosette, quindi mi piacerebbe non perdermele anche stavolta. Tanto vediamo un po' se vediamo qualche sacrario da qui magari. Così ce lo segniamo e poi ce lo facciamo più avanti, visto che già uno ce lo siamo segnato nello scorso episodio. Quindi vediamo un attimo di fare un'altra cerca dei sacrari, che non ne vedo, ma son dettagli questi, molti dettagli. Ok, non vedo sacrari, quindi però vedo quello. Mi avete detto di provare a fotografarlo con la scatta immagini, che magari forse posso capire cos'è da qui. Ma anche no, quello non lo prende. Non ancora, se non altro, quindi... Mamma mia quanto è grosso. Dai, quello è il colosso, in ogni caso. È sicuramente, certamente il colosso. Perciò mi ributto sulla strada che dovrebbe essere da questa parte, in via del tutto teorica.
Vediamo un attimo dalla mappa se ci capiamo. Sì, dovrebbe essere più o meno là la strada. Esattamente prima del lago. Ok, proviamo ad andare in qua. Vediamo un po' quando ci arriviamo alla strada. In teoria abbiamo scorciato da questa parte noi qui sotto. Come vedete è pieno di ciucciù. Quindi riprendiamo più o meno da qui. Sì, è da qui. Noi siamo andati a sinistra. Non ho più tanta voglia di andare là, sapete? Perché c'è un guardiano. Quello è un guardiano. Non mi sto sbagliando. Chi hai visto non è un guardiano. No, quello è un guardiano, ve lo assicuro. Ok, allora. Andiamo un po' a riprenderla larga, possibilmente. Un po' più larga del previsto. E nascondiamoci, possibilmente, prima che quell'affare mi veda. So che ho le frecce. Una freccia adatta per i guardiani. Ma al momento non mi sembra il caso di utilizzarla. Come scudo direi di adoprare lo scudo da guardiano, così almeno vediamo un po' di fare qualcosa. So che i raggi si possono deflettere con lo scudo da guardiano, però il problema è farlo, perché farlo è tutta un'altra cosa, il momento esatto da trovare per deflettere. Allora proviamoci, dovrebbe vedere qui, andiamo un attimo di nasconderci. Caldoncello lo prendiamo perché ci piace così. E poi proviamo, dai. Vediamo un po' se ce la facciamo. Tipo ora. Grandi, fatta. Grandissimi. Con un nemico. Ok, perfetto. Il casino sarà rifarlo adesso. Non gli abbiamo tolto quasi niente, praticamente. Ah, stavolta ho sbagliato. Parecchio anche. Riparato. Grandi in questa maniera. Quindi quante volte lo dobbiamo parare? 3 volte? E chi ce la fa? Scudo da guardiano si è rotto, ma almeno ci siamo parati. Riproviamo un attimo. E riparato anche stavolta. Forse ho capito il tempismo. Intanto qui non si vuol rompere, stappare. Ah! Rotto anche questo. Riproviamo. E riparato. Grandi così, ok. Mamma mia, abbiamo distrutto un guardiano, abbiamo rischiato veramente tanto, ma il guardiano è distrutto, nel frattempo mangio, perché altrimenti va a finire male, molto male direi anche, quindi protezione a freddo non ci interessa. Mi ero fatto della robuccia apposta e apposita, tipo questo. Ok, mangiamolo. Bene, almeno ci siamo ripresi tutta la vita. Quanta roba ci ha lasciato qui, tra viti, assi ancestrali, ingranaggi, viti, molle. Ok, per chi mi diceva che saremmo dovuti tornare al centro di ricerca, vi invito a riascoltare uno degli ultimi video che ho fatto, perché vi dicevo che non avevo molto probabilmente ancora la roba giusta da portargli, perché ci volevano nuclei e assi. Ora ci ritorneremo più avanti, perché se no è un problema. So che c'è questo da utilizzare, tipo il sensore Sheikah, quello nuovo. Da usare per il compendio, cioè per cercare le cose che eventualmente abbiamo qui nel compendio, quindi anche per quello che serve il compendio, e poi per trovare i sacrari. Quindi non vi preoccupate, le cose, bene o male, me le ricordo, non sempre, ma a volte ogni tanto le cose me le ricordo, perciò non vi preoccupate, torneremo comunque appena sarà possibile potenziare qualcosa al centro di ricerca, fidatevi, state tranquilli. Noi nel frattempo proseguiamo su questa strada. Andiamo un po' a ritrovare qualcosina, magari. Intanto sono molto molto felice di aver tolto di mezzo quel guardiano. Non ci avrei mai creduto di avercela fatta, guardate, veramente. Ma proprio mai e poi mai avrei creduto di farcela. Quello deve essere un avamposto o Grublin o Lizalfos. Forse Grublin, a vedere un po' da come è messo. Qui invece noi passeremo qui sotto. Quindi un tunnel, attenzione. Aia! Non credevo che mi attaccassero quelli! Maledizione, che male. Ok, non me l'aspettavo un attacco da qui con quelle specie di struzzi. Prossima volta starò molto più attento e non avrò più pietà per loro, per quegli affarini che sembravano così teneri e carini. Poi ci hanno attaccato brutalmente, i maledetti.
Qui c'è roba, attenzione, perché qui c'è roba. Il problema è che sto rischiando, perché qui ci sono un bel po' di pipistrellozzi e ci dovrei avere anche una ciucciuna dintorni che ho sentito arrivare, ok. Siamo al sicuro? Più o meno? Prendiamo queste ali da pipistrello che si possono sempre vendere comunque, in ogni caso. L'importante è questo. E vediamo di far esplodere... non noi stessi, possibilmente, ma la roccia. Ma se io provo con questo, no, con questo mi sa che rompo il tridente. E con questa invece funziona bene. Tutto questo per un'ambra. Una tristezza infinita. Ok, proseguiamo. Altro giro, altra corsa. Cosa c'è? Ah, era meglio se non l'aprivo questa. Però aspettate, perché il fatto che sia protetto... forse vuol dire una cosa buona. Magari potrebbe voler dire che qui dentro c'è un'ambra. È un topazio! C'era anche un topazio che vale di più, molto di più dell'ambra. Ottimo questo, mi sembra valga sui 200, credo, se non ricordo male. Comunque è una di quelle pietre rare, perciò va bene così. Ottimo. Questa invece è erba del sole. Questa pianta medicinale cresce in zone desertiche, come la terra Gerudo. Gerudo. È calda al tatto e conferisce resistenza al freddo. Si è usata per cucinare. Io ho una quantità immane di roba che mi dà resistenza al freddo. E non ho niente, a parte le... fermi tutti. Fermi tutti. Presa, sai. Ok. A parte questa, la lucertola focus, questa specie vive solo nelle terre di Holdin. Le sue squame contengono una sostanza resistente al calore che, con ingredienti mostruosi, può essere distillata in pozioni. Dicevo, a parte questa e le pozioni che avevamo acquistato, che mi danno resistenza al calore e basta, abbiamo queste, solo queste. Quindi è un problema, però noi proseguiamo. Ma... c'è uno scrigno. C'era uno scrigno. Dovevo immaginare che ci fosse l'inghippo. Era troppo semplice uno scrigno lì senza niente. Se non altro le ciucciù, grazie a questo tridente, mi fanno poca paura, perché le possiamo attaccare da veramente lontano. La portata del tridente è ottima. Trivellone, un'arma fabbricata dai Goron usando scarti metallici riconvertiti. La punta è costruita... sì, è costituita da una trivella capace di perforare con facilità anche i minerali più duri. No, questa la voglio, per forza. Mi tolgo lo spadone Zora, ragazzi, perché non mi serve, non mi serve qui decisamente. Credo che mi sia molto più utile il trivellone, ma funziona anche con la roba metallica per caso questo affare. Mamma mia la potenza di questo coso. La potenza di questo affare. Giustamente hanno messo i due diciamo cosi metallici lì dietro per farteli rompere con la cosa, con l'arma che avevi appena trovato. Fantastico. Cioè, quando succedono queste cose io mi emoziono. Veramente è fantastica come cosa. Seconda stazione del Monte Morte. Via per la città dei Goron. Temperatura una stella. Rischio di scottature per i non Goron. Ok. Quindi sta andando male forse. Ma questa non è la strada. La strada è qui sopra. Ma non è che la capisca tanto bene qui ora come ora la strada. Siamo effettivamente proprio al limite per resistere alle scottature. Mi sa che già qui sopra andrà male. Credo. Sì, perché inizia la lava. Ok, c'è un guardiano laggiù, torniamo un attimo di sotto. Perfetto, direi che per questo primo video verso la città dei Goron e verso quindi il prossimo colosso ci possiamo salutare qui. Bene o male abbiamo fatto diverse cosette, cioè attivare la torre e distruggere un guardiano che non mi aspettavo proprio di fare o che mi riuscisse fare. È andata anche troppo bene. Abbiamo trovato il trivellone, guardate qui quanto è bella quest'arma, che spacca i contenitori metallici e tutto quanto. Veramente fantastico, molto probabilmente forse farà male anche ai guardiani. Ci sarebbe da provare, perché per spaccare la roba metallica mi viene in mente che forse possa effettivamente fare un po' di danno anche ai guardiani. Vedremo, vedremo nel prossimo episodio. E vi ricordo, se vi va, di lasciare un like a questo video se il video vi è piaciuto, di iscrivervi, di condividerlo sui vostri social sempre se vi fa piacere. Nessuno vi obbliga, mi raccomando, se vi fa piacere basta, così mi aiutate a crescere come canale. Sempre se vi va, di iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter, di seguirmi su Miiverse, Instagram e Telegram e di aggiungermi ai canali, di aggiungermi agli amici Switch, PlayStation Network e Steam. Oggi ho sbagliato lo sbagliabile, quasi tutto. Grande Ale, fenomeno. Un saluto ancora da Axios00 e alla prossima.